L'unica vera invenzione fatta a favore del cinema è una cosa di 70 anni fa, di fare una banca che, scontando le cambiali dei regionali, mettesse in condizione il produttore, anche senza nome, anche senza grande società, di fare i film. Io, tra andare a finire come impiegato in una delle tante agenzie della banca, o avere una, così, in qualche maniera l'ingresso a fare qualcosa nel cinema, mi capitò l'opportunità di Malenotti e mi fece entrare come assistente alla regia nel film Giuseppe Verdi. Proprio entrai proprio al Teatro dell'Opera, tutte queste comparse, questi colori, tutte queste donne, tutte, insomma, era una bella cosa, era una cosa divertente. Poi, siccome ero uno che amava molto vivere di notte, io la notte non sapevo che fare, quindi facevo molto tardi, e allora diventai anche amico di quelli della notte. Roma è piena, adesso Roma è una città tristissima, ma allora, prima della Dolce Vita e subito dopo la Dolce Vita, era una città allegra, insomma, si stava fino alle 2, alle 3, anche per strada. Io, per esempio, con Fraiano e Mino Guerlini, che erano miei amici, diventarono miei amici, facevo le 3 quasi sempre le 3 del mattino. Mi piaceva perlomeno, adesso sa, tutto è abbastanza cambiato, insomma, mi piaceva inventare delle storie, e quindi ho avuto sempre contatto con tutti, poi con i migliori sceneggiatori, perché poi ho fatto anche dei film molto, molto, molto brutti, ma anche molto grossi. Sono passato da fare dei film di Maciste ai film con Pasolini, ho fatto i film con Emmer, credo di aver fatto un bellissimo film, uno di Totò, Chi si ferma è perduto. Sì, il commendator Sandoro c'ha un diavolo per capello. Facciamo pressione. Senti un po', Napoleone, come andiamo con l'otto? Male, questa settimana ho preso un ambo solamente. Hai ricordato quei numeri del sogno che ti ho spiegato? Precisamente. E quello era un tempo? No, un ambo, 17, 10 grazie, 90 euro. E il sangue? No, ce l'ho messo. Hai fatto male. E non me l'avete detto. Ma come te l'ho spiegato così bene? No. Sono cascato dal quinto piano, l'ho battuto col naso a terra, ho detto che 10 grazie, che paura, mi uscivo il sangue. No, piano. Non me l'avete detto, no. Hai preso un ambo, è meglio oggi l'ambo che domani la calamità. Poi, quando sono diventato un professionista della produzione, in realtà io ho salvato dei film proprio per il titolo, perché ancora oggi si ricordano i titoli. Quel gran pezzo di Rubalda si ricordano ancora il titolo, di Giovannona Coscialunga si ricordano, molti film sono ricordati per il titolo. Se uno dice adesso raccontami una storia, nessuno sa di che cosa stiamo parlando. I titoli erano, colpivano. E che sa, ricordava? E poi, diciamo la verità, forse c'era la fine, che in fondo oggi devo dire. La Fene che ancora esiste, tutte le attrici di quell'epoca lì non esistono più. Certo. Ci deve essere pure il motivo, no? Con la Medusa poi ci fu questa grande alleanza, loro facevano i film più grossi, io lo so, con tutti gli effetti, tutto. Però loro facevano, per esempio, facevano i film con Bevi l'acqua, i film competi, tutta gente così, eccetera, e poi questi film venivano salvati e supportati soprattutto dai film miei, che erano quelli con la Fenech, poi Banfi, Maccione, soprattutto Montagnani, e da Thomas Milian. Da una parte mezzo miliardo
e dall'altra parte l'ergastolo, ragazzi. Io ho fatto due film dove lui è protagonista assoluto. Uno è Milano Olio, che ritengo forse il miglior film fatto da Thomas Mann. Anzi, un buon film, veramente un buon film. Poi, scusi, io sono stato amico per tanto tempo di uno che secondo me, lo dico, secondo me il più grande regista italiano di tutti i tempi, che è Sergio Leone, con il quale ho scritto due film. Io ho scritto il suo primo film, che è Il Colosso di Rodi. La cosa più terribile nella vita è la noia. E allora io feci tanti di quei film, Sandaloni, no? Che si chiamavano così, che alla fine dice, mo, questo qui, Giganti di Roma, me lo produco da solo. Castaldi lo scrissi in maniera meravigliosa, perché copiò benissimo i cannoni di Navarrone, costruimmo una catapultone a Margheriti, insomma, era bravo, c'era il mestiere, abbiamo fatto un film, è andato bene, abbiamo continuato. Andarono benissimo, anche perché la differenza che c'era allora tra cinema americano e cinema italiano non era così enorme nelle scene spettacolari. Loro c'erano tre elicotteri, noi c'eravamo uno, ma non c'era tutta questa tecnologia, tutta questa, insomma, era abbastanza, insomma, passava la cosa. Adesso è impossibile, perché fare un film avventuroso italiano a livello americano, niente, le cifre sono talmente impossibili. 1920, Golem di Paul Wegener ed Henry Galen. 1926, La corazzata Potemkin di Sergei Eisenstein. 1930, M, il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang. 1931, L'età dell'oro di Luis Buñuel. Quattro film, quattro capolavori della violenza. Oggi è Sergio Martino che ci ripropone la stessa violenza espressiva del primo cinema con... La coda dello scorpione. Guarda, devo essere sincero, il giallo mi divertiva moltissimo. Quando il cinema che mi ha emozionato di più, sicuramente il giallo. Il terrore è un'arte e i suoi colori non possono che essere tutti i colori del buio. E allora cominciamo con le commedie. Le commedie abbiamo fatte poi 50. Qui io in questo momento non girerei nemmeno un documentario, però diciamo era un'epoca in cui andava talmente bene tutto, toccava una rosa, diventava una foglia d'oro. E allora, sai, è facile. Infatti Berlusconi ce rincorreva come due pazzi. Io ero in corso da Berlusconi, da Bernasconi a casa sua, cose eccetera, perché se non c'era noi, io come sempre da cretini non abbiamo capito quel grande potere che avevamo in quel momento.
Oggi cosa vuoi? È un cinema commissariato. Da chi? Da quelli che poi fanno, danno i premi, da quelli che ti danno i soldi, da quelli che vogliono, che favoriscono sempre determinate cricche, non lo so, è troppo un cinema criccarolo. Allora la cricca non aveva senso, perché non c'erano i soldi per la cricca.